chiamo B. Io mi chiamo B. No, non hai capito, sono io che mi chiamo B. Sei tu che non hai capito, mi chiamo B anch'io. Ah, la mia biblioteca è molto bella. La mia biblioteca no. La mia biblioteca è bella, nuova, luminosa, costruita da un famoso architetto. Non inquina e si riscalda secondo gli ultimi ritrovati della bioarchitettura. È accessibile a tutti. La mia biblioteca è brutta, vecchia, buia, fredda d'inverno e calda d'estate. È in cima ad un vecchio palazzo nobiliare senza ascensore. La mia biblioteca ha tanti libri, un OPAC di nuova generazione, tanti computer, il wifi, la sala per la musica, quella per vedere i DVD, tanti giovani bibliotecari che parlano almeno tre lingue, una cooperativa che ha un contratto a livelli europei. La mia biblioteca ha gli stessi libri da anni. Un catalogo pieno di cartoncini dattiloscritti con una lettera 22. Un computer di 10 anni fa, una linea con il modem, un vecchio stereo, due bibliotecarie che sono entrate a lavorare nel 1968 e nel 1970, che andranno in pensione entro 2 anni. Ah, sono state a Woodstock. Parlano due lingue, italiano e dialetto. Ma giocano benissimo a scacchi e sanno fare l'oroscopo. Di cooperative non ne abbiamo, ma ogni anno ci mandano l'amico del cugino del sindaco o la nipote di un assessore a cui piace leggere. Tanto, come dice il sindaco, in biblioteca ci può lavorare chiunque. La mia biblioteca ha tante sale, chilometri di libri su scaffali a portata di mano, poltroncine, lettori di ebook, DVD. Una segnaletica in 7 lingue, brochure, manifesti. Ah, gadget. La mia biblioteca ha una sola sala. I libri nel deposito del seminterrato, che si allaga quando piove. Un tavolaccio per leggere, qualche sedia, un lettore di videocassette, la guida della città del Giubileo del 2000 e le matite che ci regalano alla sagra della porchetta. La mia biblioteca ha le etichette con il microchip, l'antitaccheggio e il servizio di autoprestito. Anche la mia biblioteca ha il servizio di autoprestito. La gente entra e la mandiamo nel seminterrato a prendersi i libri. Le etichette invece non le mettiamo più perché è finita la colla. L'antitaccheggio non ci serve. Cosa volete che ci rubino? La mia biblioteca ha un bellissimo sito web. La pagina su Facebook, il canale su YouTube, usa Twitter, ha una newsletter, organizza videoconferenze e presentazioni, corsi di formazione, letture per bambini, ragazzi, adulti, anziani, spettacoli, mostre, visite guidate. La mia biblioteca ha un sito web fatto dal nipote di una delle due bibliotecarie, un bollettino ciclostilato che mandiamo alle scuole e alle parrocchie. Organizziamo le letture con il circolo di poesia. E ogni anno facciamo vedere la biblioteca ai bambini delle elementari, che poi non tornano più. Poi facciamo l'albero di Natale e il presepio. Il direttore della mia biblioteca ha chiesto al sindaco: ci servono altri soldi per acquistare altri libri ed abbonarci ad altre riviste. Quando possiamo averli? E il sindaco ha risposto: la prossima settimana. Il direttore della mia biblioteca non c'è. La bibliotecaria che ha vinto il concorso nel 1968 ha scritto al sindaco e il sindaco non le ha risposto. Ha scritto di nuovo e il sindaco le ha risposto: volete altri soldi? Ma se avete comperato i libri l'anno scorso! La mia biblioteca riceve visite dai bibliotecari di tutta Europa, che fanno tanti complimenti. E all'inizio dell'anno il sindaco viene in biblioteca a fare la tessera ai nuovi utenti. La mia biblioteca riceve visite di tante persone, ma nessuno fa i complimenti, tranne che per la macchinetta del caffè. Il sindaco non si ricorda dove siamo e quindi si fa accompagnare quando deve venire qui una volta all'anno per la mostra del tartufo. La mia biblioteca è la più bella del mondo. Anche la mia biblioteca è la più bella del mondo! Per me.